Le faglie sono certamente l'oggetto protagonista delle ricerche nel campo della geologia del terremoto e della tettonica attiva. In questo video, innanzitutto diremo che cos'è una faglia e come si origina un terremoto. Poi passeremo a fare alcune osservazioni sulla visualizzazione e localizzazione delle faglie sul territorio e sulla loro analisi. Lo faremo dando uno sguardo dapprima al paesaggio da lontano e poi ci avvicineremo alla superficie fino al sottosuolo. E infine diremo anche perché per l'uomo è importante conoscere l'esatta ubicazione delle faglie e anche il loro comportamento nel tempo. La faglia è la frattura che si genera all'interno della crosta terrestre quando gli sforzi indotti dal movimento delle placche ed accumulati dalla roccia superano il limite di resistenza. La frattura si propaga rapidamente, liberando energia sismica, dando origine così al fenomeno del terremoto. I blocchi rocciosi divisi dalla frattura registrano un movimento relativo e il movimento riportato nell'animazione è proprio un movimento di tipo normale, con un blocco che si abbassa rispetto all'altro ed è il tipo di scorrimento tipico delle faglie dell'Appennino. In condizioni di frattura ad alto angolo ed energie elevate, quindi parliamo di magnitudo maggiore di 5, 5 e 6, la fagliazione può arrivare sino alla superficie, formando, come vedremo, degli scalini, detti scarpate di faglia, che sono l'effetto dello scorrimento avvenuto in profondità, e questo fenomeno è chiamato di fagliazione superficiale. Per darvi un ordine di grandezza, l'entità dello scorrimento profondo può andare da qualche decina di centimetri fino a 20-30 metri nei terremoti più grandi. Possiamo assimilare così la faglia ad un piano, la cui profondità, se rimaniamo in un contesto italiano, può variare dai 10 ai 20 km ed una lunghezza di qualche decina di chilometri. Ricorderei la faglia del terremoto dell'Aquila nel 2009 con circa 18 km di lunghezza. Questa dimensione però può raggiungere anche le centinaia di chilometri per faglie sottoposte a sforzi crostali ben maggiori e tra queste quindi la faglia del recente terremoto di magnitudo 9 in Giappone che ha raggiunto una lunghezza di 400 km. I terremoti non sono distribuiti a caso nello spazio, ma si ripetono lungo le faglie. Ciò fa sì che la deformazione causata si accumuli nel tempo, producendo modificazioni e segni visibili nella topografia e anche nella geomorfologia del paesaggio. E questi si verificano sia a scala locale, per esempio con la presenza di scarpate di faglia, e a scala regionale, che a scala regionale, per esempio con la formazione dei rilievi e delle valli. Osserviamo ora una serie, di faglie iniziando dall'alto. Questa è un'immagine da satellite disposta in 3D e la vista è da un paio di chilometri di altezza. Ci troviamo in Abruzzo e quello che si può chiaramente identificare è una cicatrice che corre sul versante, tanto netta da poter tracciare una linea. Ebbene, questo elemento è l'emergenza in superficie di una faglia. Le faglie quindi da lontano appaiono come lineamenti con estensioni chilometriche con direzioni pressoché costanti per lunghi tratti. Ci avviciniamo progressivamente al suolo e qui ci troviamo in Alaska e questa è la fagliazione arrivata in superficie con l'evento sismico del 2002, di magnitudo 7,9, che si segue distintamente per circa 300 km. Vi faccio notare come la traccia sia continua e rettilinea. Infatti le faglie, diciamo che attraversano indifferentemente qualsiasi tipo di deposito e qualsiasi forma del paesaggio, valli, montagne e anche ghiacciai e deserti. Vediamo ora, le scarpate di faglia da terra. Ecco come appare la linea di faglia che abbiamo osservato da lontano nella prima immagine. Le frecce rosse indicano la parte alta della scarpata e a destra, un dettaglio, del piano di faglia in calcare. Qui ci troviamo in Calabria, la scarpata è molto prominente, arriva anche a 20 metri di altezza e come prima le frecce puntano alla cresta della scarpata. Un tale dislivello sicuramente è il risultato di più terremoti cumulati nel tempo. Mettiamo ora a confronto tre esempi di fagliazione in superficie associate a singoli terremoti e con magnitudo crescenti. Dall'Aquila 2009 di magnitudo 6,3, l'Irpinia 1980 6,9, Ebgen Lake in Montana 7,3 di magnitudo. Anche a prima vista l'altezza della scarpata differisce in modo sostanziale nei tre casi e in generale quindi si può affermare che maggiore è l'energia rilasciata, ossia maggiore è la magnitudo del terremoto e maggiore sarà il dislivello prodotto in profondità e di riflesso in superficie il segnale sarà più evidente. Tra le tecniche che mettono in luce il piano di faglia, alla luce il piano di faglia al di sotto della superficie, vi è quella paleosismologica, che consiste principalmente nell'esecuzione di scavi o trincee attraverso le scarpate, al fine di riconoscere dei paleoterremoti e ricostruire l'attività delle faglie. La trincea nella foto è stata scavata attraverso la fagliazione del terremoto nel 2009 dell'Aquila e qui è marcata con la banda rossa. Esattamente al di sotto di questa traccia, sulla parete della trincea, si trova la faglia, che sarebbe la traccia ad alto angolo che attraversa la parete, indicata qui con la linea rossa, e marca il contatto brusco tra depositi diversi per tipo ed età, causato proprio dai ripetuti scorrimenti. Il riconoscimento delle registrazioni geologiche dei terremoti del passato
Si segue attraverso lo studio in dettaglio della stratigrafia e delle strutture deformative esposte sulle pareti degli scavi. Qui vediamo alcuni dettagli di come appaiono le deformazioni nel sottosuolo. Alcuni livelli sono evidenziati con le linee colorate e potete seguirne il ribassamento relativo da una parte all'altra delle faglie. Si possono così misurare le dislocazioni di terremoti passati e vincolarne l'età di occorrenza tramite datazione dei depositi defagliati. Con la paleosismologia quindi si valutano importanti caratteristiche della faglia e del suo comportamento, tra queste le dimensioni della rottura, la magnitudo attesa e il tempo di ricorrenza. Mi soffermo sulla definizione di tempo di ricorrenza, dato importante in quanto fornisce un riferimento per la stima del potenziale sismogenetico di una faglia. Il tempo di ricorrenza tipico di una faglia è la media tra i tempi intercorsi tra terremoti successivi. In modo semplicistico possiamo dire che quanto più vicino è il tempo di ricorrenza al tempo trascorso dall'ultimo terremoto su quella faglia, tanto più la faglia è pronta a produrre un nuovo terremoto, aumentando la sua pericolosità. Il grafico è un esempio e illustra la scansione nel tempo dei 5 terremoti riconosciuti lungo la faglia dell'Irpinia prima dell'evento del 1980. Sulla base di questa ricostruzione temporale, il tempo di ricorrenza medio della faglia dell'Irpinia è di circa 2000 anni. Vediamo ora perché è importante conoscere l'ubicazione delle faglie. Sulla base dei dati che abbiamo visto si elaborano le mappe di pericolosità sismica del territorio nazionale che si basano soprattutto sull'analisi dei terremoti del passato e sulle informazioni geologiche e sulle modalità di propagazione delle onde sismiche. Si ottengono così valori di scuotimento del terreno in un dato luogo a causa di un probabile terremoto. Ultima considerazione da fare è sulla pericolosità della fagliazione superficiale. L'esatta emergenza di una faglia e la stima massima del movimento atteso sono dati da conoscere non solo in fase di progettazione abitativa, ma anche nella pianificazione e progettazione di infrastrutture critiche e di servizio come dighe, condotte del gas e acquedotti. Come caso recente riporto la rottura della condotta dell'acquedotto del Gran Sasso in occasione del terremoto aquilano. La condotta attraversa la scarpata di faglia che si era attivata con l'evento e si è rotta in quanto sottoposta a forti tensioni. La successiva analisi ha evidenziato al sito la presenza di una zona ampia di deformazione con numerose faglie. Infine, il caso dell'Alaska, dove è stato messo preventivamente in sicurezza nel settore attraversato dalla faglia di Denali, l'oleodotto che trasporta parte del fabbisogno degli Stati Uniti. Lo hanno disposto su dei binari trasversali, la freccia blu ne indica uno, in modo da farlo slittare in caso di terremoto. L'opera è stata progettata per un magnitudo 8 ed uno spostamento orizzontale di 6 metri. E l'opera ingegneristica è stata messa alla prova con il terremoto del 2002 di 7.9 ed ha funzionato. L'oleodotto è integro e si è avviato a conseguenti danni e ingenti perdite economiche.